Stop all'ampliamento della discarica di Contrada Tufarelle chiesto dalla società Bleu, oggi DuPont Energetica. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza di primo grado del TAR ed annullato la determina con cui la provincia BAT nel 2017 diede il via libera all'allargamento del sito destinato allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, localizzato a 9 km dall'abitato di Minervino Murge. Secondo i giudici risulta carente l'istruttoria avallata da più enti che avrebbe dovuto dimostrare l'idoneità del sito ad accogliere un nuovo impianto. Vengono dunque accolti i ricorsi presentati dai comuni di Canosa e Minervino Murge, contrari alla nascita di una discarica in un'area che presenta già contaminazioni nel sottosuolo e in cui insistono a pochi metri di distanza la discarica Cobima e l'impianto di trattamento Solvich. Una sentenza storica la definisce il sindaco di Canosa Roberto Morra. Il comune di Canosa dall'inizio, sino dalla conferenza di servizi, si è opposta a questo nuovo impianto, adducendo le proprie argomentazioni che vanno dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista anche del carico ambientale che ricade in quell'area, della distanza fra gli impianti. Insomma, abbiamo sollevato tutta una serie di questioni a cui la provincia e gli enti non si hanno saputo dare una risposta. Ecco, questa è la motivazione che in sede di Consiglio di Stato ha trovato accoglimento. Quindi io mi aspetto che l'impianto si fermi, che si inizi a pensare, a ragionare, a discutere come mettere in sicurezza quell'impianto e quindi come ritornare nella situazione ex ante, cioè occorre mettere in sicurezza e far sì che quell'impianto diventi un'excava dismessa. Una battaglia a difesa del territorio, ricorda il sindaco di Minervino Lalla Mancini, che trova finalmente l'epilogo sperato. Abbiamo lottato tanto come cittadini, abbiamo lottato tanto come amministrazione, mettendo anche in ballo la nostra amministrazione, il nostro equilibrio, per far sì che non ci fosse l'ampliamento della discarica in zona Tufarelle. E finalmente oggi il Consiglio di Stato dice no alla discarica, dice no al deturpare il nostro meraviglioso territorio. Quindi il nostro territorio Minervino Murge sarà tutelato dal punto di vista ambientale e tuteleremo in questo modo anche la nostra salute pubblica. I problemi di Contrada Tufarelle non sono definitivamente risolti, conclude il sindaco di Canosa Roberto Morra. Il comune vigilerà sulle operazioni di messa in sicurezza della discarica Cobima e sull'impatto ambientale prodotto dalla Solvich, che ha causato ingiustamente problemi a questo territorio, ammonisce Morra, è giusto che paghi per le sue negligenze. Mi chiedo se fosse opportuno che alcuni vertici degli enti coinvolti nell'autorizzazione, forse magari è il caso di effettuare un turnover fra questi dirigenti. Se responsabilità ci sono, valgono ad ascriversi su chi ora come allora ha gestito quell'iter procedurale, la conferenza dei servizi.